Dottore, sono tre le novità importanti che riguardano la campagna di vaccinazione promossa dall'ASL di Salerno nel territorio della provincia di Salerno nei prossimi giorni. Sì, noi da lunedì iniziamo a fare la dose booster cosiddetta di rinforzo nell'RSA per gli anziani ultra ottantenni che hanno ricevuto prima di 6 mesi la seconda dose. Questo servirà a mettere in maggiore protezione e maggiore sicurezza queste categorie. Ultra ottantenni e RSA saranno i primi, ed è una specificità tutta della regione Campania, già da lunedì saremo i primi a partire in questo modo. Poi, sempre da lunedì, si ricomincia a vaccinare come dose di potenziamento anche gli ultrafragili, cioè quelle persone che sono una categoria di 10 malattie sottoposte a grave deficit immunosoppressivo. Rientra in questo gruppo anche tutta la fascia delle persone sottoposte a dialisi. Con loro sicuramente ricominceremo a vaccinare nelle dialisi, come abbiamo fatto precedentemente, ed è stata una bella esperienza. Poi continuiamo col potenziamento delle scuole. Le scuole hanno ripreso, il clima è buono, però dobbiamo completare la vaccinazione dei ragazzi. Siamo arrivati a oltre il 60%, oltre a 60.000 persone su 74.000 ragazzi, prime dosi, dobbiamo continuare. Per facilitare questa operazione non solo continuiamo a tenere i camper davanti alle scuole, ma apriremo anche degli ambulatori dedicati presso alcune scuole, in particolare quegli ambulatori che avevamo già utilizzato per la vaccinazione dei professori e aveva prodotto dei bei risultati anche per la disponibilità dei ragazzi. La scuola deve essere ripresa in sicurezza. Dottore, lei parla di dosi booster, non di terza dose, è più corretto dire così? Sì, è più corretto dire così, non è una questione di terza dose, sono dosi modulate con queste due funzioni, booster a 6 mesi, di rinforzo a 28 giorni, si faranno in questo modo, in queste due categorie separate. Le booster poi saranno quelle che saranno fatte successivamente, oltre che gli ospiti delle RSA, gli ultra ottantenni, a chi è esposto per categoria professionale, diciamo che sarà quella categoria dei primi a essere di nuovo vaccinato. Per fortuna le tempistiche del Green Pass si stanno allungando, non saranno più 270 giorni, saranno 360, e in questo modo avremo un po' di tempo in più, ma i primi vaccinati ormai si avvicinavano a questa data, per cui dobbiamo mettere in cantiere questa situazione. Vale la pena ricordare, dottore, anche che sarà l'ASL ad individuare le persone da sottoporre a questa dose rinforzata. Sì, sarà l'ASL. Un'altra cosa che bisogna sempre ricordare con forza, le vaccinazioni continuano a restare volontarie, per cui noi offriremo questa situazione, questa possibilità a chi vorrà farla. È anche vero che con questo obbligo esteso dell'utilizzo del Green Pass sicuramente ci sarà una spinta ulteriore, forse riusciremo ad avere un po' di fila ai nostri centri che negli ultimi giorni, anche per motivi veramente matematici, ormai eravamo a numeri tali che non c'era più grande attesa. Adesso con questo bisogno di avere il Green Pass generalizzato sicuramente riavremo un po' di fila e noi siamo pronti a ricevere e a permettere a tutti, per cui continueremo a tenere aperti, continueremo a vaccinare anche senza preiscrizione in piattaforma, continueremo a essere vicini. Mi preme anche sottolineare che questa estensione del Green Pass è uno strumento comodissimo che ci permetterà di riprendere in piena attività, perché anche chi non vorrà vaccinarsi avrà lo strumento del Green Pass fatto con il tampone, per cui noi creeremo una situazione di minore o bassissima circolazione del virus che ci permetterà di riprendere attività normali, e quei pochi cluster che si potessero verificare siamo in grado in questo modo di circoscriverli, delimitarli, isolarli, ed è lo strumento che dobbiamo utilizzare.